ha vinto il fronte del no, non ci sarà dunque la fusione dei comuni di Castiglionfibocchi e Capolona. Nel referendum consultivo in cui i cittadini dei due comuni erano chiamati a dare il loro parere. Per quanto riguarda l'affluenza, dati molto diversi. A Castiglionfibocchi ha votato il 71% degli aventi diritto, ma con Capolona, con affluenza 30,80%, la media generale scende al 47,69%. Diversi anche gli esiti nei due comuni. A Capolona ha vinto il sì 59,45% dei votanti contro il 40,55% dei contrari. Ma a ribaltare il verdetto sono gli elettori di Castiglionfibocchi, dove il fronte del no ha raggiunto il 63,72% contro quello del sì, fermatosi al 36,28%. Facendo la somma dei voti, 1.441 cittadini dei due comuni hanno detto no contro i 1.415. Alla fine, dunque, solo una manciata di voti ha separato i due fronti. In democrazia si rispettano le volontà dei cittadini. I cittadini hanno deciso in questo modo, tutto rispetto possibile e immaginabile, al di là del fatto che uno che ha fatto una proposta continua a crederci, perché diversamente non l'avrebbe fatta. Noi pensavamo che questa fosse la migliore proposta di buona amministrazione, i cittadini hanno ritenuto di no, noi ne prendiamo atto, continueremo ad amministrare il paese con lo stesso impegno con il quale abbiamo amministrato fino ad oggi, senza i benefici che questa nostra proposta aveva intenzione di portare al paese, facendo diminuire le tasse, aumentando i servizi, finanziando progetti che oggi non si possono fare e così via.